Signore, signori, pizza! Oggi parliamo di questo argomento. Bene, io ho un indirizzo buonissimo. La pizza più buona della zona, conosco io. È il ristorante di amico mio. Ci andiamo? Dai! Ciao ragazzi! Buonasera ragazzi! Zitti, zitti! Io oggi vado al ristorante del mio amico. Aspettate! Ok, entriamo! Buonasera, con mamma! Inè. Nico ciao! Inè? Dunque, c'è da? Mamma mia. Ah, non mi Homo, homo no? Nico ciao! Homone. O che Homone. emozione! Kitan. Ma chi è questo? Io? No. Kitan. O si riga. Hazukashi ja. Kitan. Okyakusama yo. Aisatsu shinasai. Ma vedere la faccia pure. Vieni. Niente. Crocia. Ah, quella che Kita. Kita. Quella che Chibi-chan. Chibi. Sabiki? Sabiki il desio. Ciao, ciao gattini! Anche qui dentro. Ma 2 匹入ってる。あ、全部で4匹？3匹おります。あ、3匹、すいません。ほら。長くなっちゃったよ。こういうのは割と仲いいんですよ、こういうふうにあ、本する当でんすですか？よ。でも、キータンが嫌がるんですよ。あ、ちっちゃいんだ。親が去年亡くなった交通事故で。本当に黒猫。黒タン。黒どタっちも私が可愛がるもんだから。ああ、猫好きなんですね。すごい可愛いお店。Come sta? Ti passa Andrea? Buona? Buon appetito! Ma che emozione! Buontà ragazzi! Viva Italia! Viva la pizza vera! Questo amico mio che gestisce questo ristorante, lui andava in Italia, a Napoli, più di 35 anni. Ogni anno ci andava e ha imparato. Pizza napoletana da Caputo. Ok, quindi io quando vado a questo ristorante sembra che sto a casa. Ok, ho sbagliato, ho comprato questa pizza, ma non è italiana, quindi via. Lui invece, usa questa lattina, guardate, pomodoro, ottimo, mozzarella di bufala, usa, mamma mia. Bene, ok. Se capitate in questa zona, andate in questo ristorante che si chiama Casa Romane. Sbagliato il nome, non può sbagliare, va bene. C'ho anche questo ristorante che si chiama Scazzacazzi. È sempre amico mio, ci andiamo una volta, vi faccio vedere. Va bene, adesso saluto il mio amico che gestisce Casa Romana, eh? Casa Romana sarebbe. Va bene, Tetsan, konnichiwa. Ciao. Bene, anata wa? Facciamo una frase. Oggi non faccio la lezione, una frase solo. Che tipo di pizza ti piace? Facciamo questo. Nanno, nanno, che tipo? Dono, va bene. Oggi usiamo questo. Nanno. Ok. あなたは何のピザが好きですか？あなたは何のピザが好きですか？Che tipo di pizza ti piace? Rispondi qualcuno? Ok, mi ha risposto Raffaello. Raffaello さん、あなたは、no, scusate, 私はマルゲリータが好きです。io ho, cioè, insegno tanti anni
mai conosciuto un italiano che non gli piace la pizza. Tutti quanti piace la pizza, oh. Invece gli spaghetti ho sentito un po' di studenti. Non mi piacciono gli spaghetti. Sei italiano? Va bene, pizza ci piace tanto. Ah, qualcuno mi ha chiesto che tipo di pizza mi piace a me. Grazie. Watashi wa gorgonzola ga suki desu. Ho quattro formaggi. Però qui vedete la foto, metto una foto. E quando io chiedo la pizza con quattro formaggi accompagnato, mi porta questo miele piccolo con noci. Boh, io preferisco la rucola, mi manca tanto. Bene. Ups. Ragazzi, adesso in Giappone dove vai vai si trova un ristorante italiano che un chef che cucina bene. Adesso tanta gente va in Italia a imparare la cucina italiana, no? Bene, io un po' di tempo fa sono andata a fare la passeggiata la notte a Fukuoka e poi volevo mangiare la pizza a mezzanotte. Però annaggia, alle 11 hanno chiuso il forno, quindi ho mangiato un po' di patatine. Bene. Vedete, scusate, vedete un po' di scena di Hakata. Il bello che qua hanno dato che non c'è gente cattiva in giro. No? Ok, avete visto il video? Alle 3 di notte c'è ancora la vita sabato, eh? Ok, a proposito di alimentazione, volevo farvi vedere un po' di cucina giapponese. Io in genere mangio tanta verdura, però una volta ogni tanto mangio anche la carne. Guardate, shabu shabu e yakiniku, ok. Siamo a yakiniku restaurant. Questo è yakiniku. Tipo Korean barbecue, posso dire così? Sì. Ok. In genere non mangiamo la carne oggi, sì. Hai capito? E io non so manco dire TikTok, ma che sentite? TikTok di bimba. Bene. Questo piatto si chiama bimba. Come ani? Buono? Sì, buono. Eh? Ginetta con i prodotti biologici. Oggi mangio natto ma nero, fagioli di soia, gira gira gira. Ragazzi, mangiare bene è fondamentale, è importante. I giapponesi quando cominciano a mangiare, prima cosa che mangiano è un po' di verdure oppure insalata. Quando vado a mangiare fuori, mi danno insalata o verdura.
come quando sono andata in questa pizzeria di amico mio, nell'antipasto c'era un po' di insalata. Mi dicono che fa bene mangiare una mela o insalata per la digestione oppure per la dieta, e masticare tante volte è importante, mi dicono. Voi potete usare i bastoncini, potete prendere un chicco di riso. A questo punto ho fatto il riso marrone, un po' integrale, ok? Allora, in Giappone c'è un detto che dice: in ogni chicco ci sono 1000 dei, detto da me, Buddha. Mangio, con i bastoncini forse voi prendete poco, invece con cucchiaio e forchetta prendete tanto. Mangiare con calma e masticare tante volte, in questa maniera mangiate anche meno, va bene? Pronti? Oggi vorrei mettere qualche informazione utile, link sottostante. E poi oggi vorrei mettere l'ultima canzone che canta l'amico mio, Lei Brave, tanto simpatico e bravo. Iscrivetevi al suo canale, nel suo canale, va bene? Vi saluto, sayonara, ciao. Peace.
see.